Amici di Motori TV, benvenuti a una nuova puntata di Full Optional a tutto gas. Questa sera io e Daniela. Vi portiamo a come dire, ripercorrere la storia di un'auto che ha veramente fatto la storia, è un mito leggendario non soltanto per gli appassionati eh, di Rally, ma eh, di tutti coloro che eh, hanno preso a cuore questo modello che è veramente è entrato nell'immaginario collettivo. Stiamo parlando della Lancia Delta che eh, quest'anno compie 40 anni, sono state moltissime. Le manifestazioni, le iniziative per celebrare questa importante ricorrenza, anche noi. Nel nostro piccolo vogliamo renderle omaggio, così, Daniela? Eh sì, Paola, è proprio così, eh, questa puntata ci darà davvero l'occasione per ripercorrere un po' le tappe fondamentali nella storia di questa auto davvero mitica. Ma non parleremo solo di Lancia Delta, perché questa è una puntata molto particolare e ci darà modo anche di affrontare altri temi che vi sveleremo nel corso della puntata. Quindi restate con noi. Beh, questo primo blocco comunque è interamente dedicato alla lancia delta e non potevamo che non invitare lui, un esperto a tutto tondo del mondo lancia già eh, manager collection di FCA e lo abbiamo nu nuovamente nei nostri studi, abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Raffaele Terlizzi Grazie. ben ritrovato eh, dicevamo la Lancia Delta quindi eh, debutta a Francoforte nel 1979 esatto. accolta con un successo un po' tiepido quindi non c'è stato subito un'accoglienza un calorosissima da parte appunto del pubblico? Sì, diciamo che la Lancia Delta eh, è una vettura di media cilindrata, eh, riceve da parte delle cugine Fiat alcuni particolari, tra cui una parte del pianale e praticamente eh, la meccanica eh, totalmente la meccanica trazione anteriore, eh, quindi. Eh, inizialmente c'è un approccio un po' tiepido, ma poi dopo la, la media di Casalancia viene appunto riconosciuta come tale. Ricordiamo bene che il nome, eh, tornando un attimino indietro, facendo una, una retromarcia così, eh, guardando nel passato, eh, la Lancia Delta era già nata nel 1911. Esiste un modello, seppure costruito in pochissimi esemplari, che aveva già il nome Delta. Poi eh, la vettura media, la, di, della, della classe media, il segmento C, eh, viene riproposto poi negli anni a seguire con Aprilia e Fulvia, quindi la, 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 la Lancia Delta è diciamo l'erede in qualche modo della Fulvia, anche seppur rivista eh, in molti particolari, grazie alla classe Lancia e alla, 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 alla maestria di, di, di Giugiaro eh, fu disegnata questa vettura che ha dei contenuti tecnici eh, molto, molto interessanti. Ecco. Tanto che nel 1980 la consacrano come auto dell'anno. Auto dell'anno 1980, mm -hmm. e a quanto mi risulta, dovrebbe essere eh, la, la prima vettura lancia a ricevere questo onorato premio. Dal punto di vista del design, così per capire no, quali sono i tratti distintivi che eh, si è voluto imprimere a quest'auto rispetto alle altre eh, auto media, appunto, che eh, andava a sostituire. Allora, la Lancia Delta, come, come a livello stilistico, è una, 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 classe, una linea piuttosto squadrata rispetto alle, alle linee tondeggianti tipiche della, del marchio Lancia. È abbastanza semplice, molto semplice, ha quel bel portellone posteriore che poi le permetterà, verrà poi apprezzata molto anche per quello, perché abbassando tutti i sedili posteriori si poteva creare un piano di carico molto molto interessante. Ecco, a chi era destinata inizialmente? Inizialmente era destinata sicuramente una, è una vettura, una media cilindrata ma è una vettura già di elite, eh, per via dei contenuti tecnici, ma non solo. Eh, eh, I sedili sdoppiati come citavo prima, il panno sui sedili, quel panno zegna che è molto piacevole al tatto, eh, la strumentazione molto completa, parliamo anche già del manometro dell'olio e del volmetro che non era presente nelle, nelle altre vetture, quindi è una vettura che aveva già dei contenuti importanti, la carrozzeria era già trattata con dei sistemi di anticorrosione. E quindi anche l'insonorizzazione mi ricordo che fu molto molto curata dal punto di vista progettuale proprio perché doveva filtrare al massimo la asperità della strada. Ecco, Quest'auto sappiamo che ehm, è un'auto a cui tanti sono affezionati, ehm, ma in particolare ciò che ha eh, segnato diciamo, la storia della Lancia Delta è la caratteristica, diciamo, quando ha fatto il suo ingresso nell'ambiente sportivo. Ma ecco, senza addentrarci subito nei rally che la videro poi protagonista,. Quali sono i tratti che hanno fatto in modo dal punto di vista dei tratti, dire, di elettronica, di, di componentistica proprio eh, dell'auto che hanno, ha, hanno aperto così questa strada? Quando si è capito che poteva essere davvero un'auto da rally eh, in tutto e per tutto, e potesse appunto raggiungere questi livelli così importanti? Allora, io ritengo che. Una cosa che a me piace molto, ma dal punto di vista storico, il riuscire a tirar fuori da una vettura che in pratica nasce come quattro porte, una vettura, eh, sì, tra l'altro di classe temperamento allegro perché i due motori con cui era inizialmente eh, dotata il 1003 e il 1005 di derivazione appunto Fiat Ritmo erano stati ulteriormente potenziati quindi le davano diciamo una, una dinamica molto, molto piacevole oltretutto eh, inizialmente quei due, quei, quei due motori lì appunto 1003-1005 poi fu poi anche montato un 1006 Bialbero negli anni poi successivi e poi si arrivò a capire anche per via del, di necessità che è, purtroppo è, la vettura per essere omologata in gruppo A doveva essere costruita in, in 5.000 esemplari, se non ricordo bene, se non ricordo male. Quindi alla fine della questione è, è stata, come si dice, l'hanno dovuta è, seguire e far crescere togliendo quella motorizzazione che sì, brillante, ma non... Eh, così, cioè, utile allo scopo di omologare una vettura da corsa nel gruppo A e quindi i tecnici di allora che già erano eh, assolutamente di, di, ricordiamo bene che quello è stato un periodo dove eh, i tecnici erano di primo livello eh, tutto nel, in azienda era stato così, eh, seguito da persone che eh, le hanno dato diciamo così, quello che meritava. dai progettisti, all'epoca c'era la direzione tecnica Lancia, motopropulsori, quindi il tutto è stato seguito da persone di assoluto livello, eh, di cui bisogna ricordare che queste, queste cose qui non nascono per caso, ma perché proprio le macchine sono state, la, la macchina è stata seguita ed è stata fatta crescere secondo le necessità da un team di ingegneri che secondo me è un'epoca irripetibile Ecco e grazie a questo team eh, veramente a 360 gradi anche al, ai piloti ricordiamo il leggendario Mickey Biasion eh, diventa la regina incontrastata del rally certo. eh, quanto dura questo periodo che vide insomma avvicendarsi anche eh, degli incidenti anche particolarmente gravi eh Sì perché purtroppo bisogna ricordare che la Delta... È stato bologato in gruppo A perché purtroppo dopo i tragici fatti con le vetture di gruppo B, eh, la federazione mise l'assoluto veto all'utilizzo di queste vetture che erano dei mostri assoluti di tecnologia che avevano già all'epoca delle prestazioni che sono tuttora interessanti. Quindi pensiamo già come si era tanto avanti come progettazione lancia e come squadra corsa, quindi la, la vettura è stata poi costruita e montata in Abarth, quindi eh, i tecnici di allora erano me, un patrimonio di conoscenze tecniche secondo me ineguagliabile che tutti ci invidiavano. Purtroppo a seguito di quegli incidenti bisognava avere delle vetture di gruppo A, Le vetture di gruppo, di gruppo A sì c'era la Delta ma bisognava poi nel frattempo era stato montato nella vettura di serie la famosa Delta 4VD quindi col motore 2 litri di cilindrata sovralimentato derivato dalla tema otto valvole e quello permise la trazione integrale permise di avere già una vettura di serie decisamente prestazionale ma però per fare le competizioni bisognava andare avanti ed è lì che poi è intervenuta la squadra Corse con delle modifiche che l'hanno resa celebre e indimenticabile ecco celebre e indimenticabile Fino a quando? Perché sappiamo che la Delta eh, purtroppo ha una parabola che poi va a discendere. Quindi raccontiamo anche questa, questa parte della storia che ha fatto sì che oggi alla Delta si pensi proprio come una Marcord. Eh, ad un certo punto la storia della Delta, così celebre, così eh, blasonata, si interrompe. Il, il successo della Delta integrale in tutte le sue versioni, cominciare dalla 4VD a finire alla Delta Evo o, o Deltona come viene comunemente chiamata, è, è dovuto al fatto che eh, lì è stato una, un connubio di un, un lavoro di squadra impensabile se stiamo a guardare attentamente. Cioè, mi spiego. Eh, che ne so, i tecnici dell'Abarth chiedevano il radiatore, l'intercooler eh, in determinate posizioni o di determinate dimensioni la vettura per poter usufruire di queste prestazioni, di queste modifiche che le consentivano delle prestazioni particolari doveva essere costruita anche lì con 5.000 esemplari mon montata così già di serie e quindi lì è stato, è stato interessante che eh, la produzione è andata dietro a quello che erano le necessità dei tecnici, una cosa impensabile, no? quindi noi abbiamo bisogno di questa modifica, eh, cito ad esempio i parafanghi della integrale 16 valvole per montare le ruote più larghe e quindi tutto veniva fatto e seguito in funzione di avere una vettura da corsa competitiva, perché poi comunque anche gli altri, i nostri competitors non erano assolutamente eh, come si dice, delle aziende che stavano a guardare, quindi la, la battaglia era, era accesa e bisognava sempre avere una, un modello, sempre avere delle modifiche di livello che permettevano le prestazioni che poi eh, hanno, hanno portato ad avere questa vettura indimenticabile da parte degli appassionati, io stesso andavo a vederle e ancora adesso quando uno guarda una delta... Integrale, Ebo, ma anche le altre. La vede una berlina, da, io la chiamo sempre così: una berlina da famiglia che va bene per fare le corse. E quindi è una cosa, una, una sensazione che. Che è tuttora viva. Ecco. Alla fine è proprio riuscita nella sua mission, ossia unire alle eh, linee, eh, diciamo anche più tradizionali, retro, invece eh, ha osato molto e che erano un po' stati quei punti che inizialmente le erano state criticate. No? Da, per questo c'era stata un'accoglienza certo. non così. Diciamo che ha usato molto perché ci sono stati dei tecnici che, che appunto hanno dato delle indicazioni, dobbiamo andare lì, dobbiamo fare questo. Dobbiamo avere un tipo di sospensioni che permette un'escursione diversa, i freni più grossi. Quindi è stato tutto fatto in modo che eh, tutto questo venisse eh, sfruttato al meglio. Ecco, noi parlando di Lancia, in questo caso, Lancia Delta. Pensiamo allo sport, alle prestazioni, alle grandi prestazioni di queste auto. Nel tempo, però, il marchio Lancia si è evoluto ed è cambiato. Oggi, pensando a Lancia, viene più in mente magari l'atteggiamento, l'eleganza, quindi l'atteggiamento un po' ricercato. Come si è passati da, questo, da quello a questo? Secondo te? Cosa è successo nel tempo? Allora, sicuramente le esigenze sono, sono cambiate dopo aver vinto sei titoli mondiali. Eh, quattro titoli piloti, se non erro, due con Biasione, due mi pare con Cancunen. Eh, è cessata la necessità di far partecipare una vettura del gruppo nelle competizioni e di conseguenza eh, la produzione si è rivolta verso altri obiettivi, teniamo sempre conto che negli anni cominciare dalla Aurelia. La Aurelia era la vettura con cui il professionista andava in ufficio, eh, si recava o in vacanza o, o nei meeting importanti, ma il sabato o la domenica poteva partecipare alle, co alle corse. Quindi la Lancia sempre ha sempre avuto questa, questo questa binomio di eh, questa doppia, doppia anima, natura poi. esatto, mm. di avere una vettura elegantissima, bellissima, eh, motori importanti, eh, che però potevi anche usarla durante. Eh, diciamo la settimana per, appunto per recarti al lavoro o altre cose. La stessa cosa la Delta Integrale Evo eh, era comunque una vettura, sì, decisamente prestazionale, eh, ma anche aveva dei contenuti stilistici interni. Eh, era anche la vettura del professionista che con una versione, una versione di serie si poteva appunto recare. Quindi la cosa, eh, diciamo che. La filosofia non è cambiata. Poi ricordiamo che Lancia è assolutamente innovazione. Ecco, un marchio veramente così importante, che ha veramente fatto la storia. Oggi, però, mh, sembra un po' dimenticato. No? Eh, che cosa c'è dietro questa insomma, disattenzione rispetto a, c'è solo più la Y, no? la Lancia Y come? Purtroppo, modelli. che nonostante tutto si vende bene, ecco, io ho visto ultimamente dei dati di vendite. Che Devo però dire. viene riconosciuto come un modello un po' anacronistico. <ride> diciamo che l'attuale la, la, Lancia Y è, sì, un modellino, diciamo così, eh, molto, che piace molto alle signore, eh, anche alla, insomma, alla, alla, alle persone diciamo così, giovani, ecco. Eh, non ha prestazioni, cioè lì in questo caso non è proprio la vettura come si dice Lancia che dicevamo prima perché non ha le prestazioni esaltanti però comunque ha dei contenuti stilistici di comfort e anche dei, dei bei colori di carrozzeria che probabilmente questo aiuta molto nelle vendite certo che eh, da appassionato io, da detto ai lavori quando mi occupavo delle vetture da competizione o le vetture presenti nella collezione eh, vedere questa differenza indubbiamente come appassionato ma non sono soltanto io basta vedere cosa succede quando c'è un raduno di delta integrale eh, vengono tutti a vederli di, di, di tutte le età e, e spesso soprattutto nei ragazzi che adesso ah, sono intorno ai 40 anni e la delta integrale è, è, lì, è, lì, è lì nella memoria non, non, non viene dimenticata Adesso perdonami la provocazione ma proprio per eh, così inquadrare cos'è il marchio Lancia oggi, chissà che cosa sarà il marchio Lancia se effettivamente questa fusione tra FCA e PSA sarà portata a termine, no? quindi cosa, cosa sarà di Lancia e quali, quale interpretazione verrà data in questo senso al marchio? E... Lascio a te un commento che puoi gestire come vuoi. Ma diciamo che io da, ripeto da, da detto i lavori sono piuttosto conservatore. Eh, capisco che al giorno d'oggi sia necessario fare probabilmente delle fusioni, non lo so, io non entro in questo merito. Da appassionato la cosa mi, mi duole molto, ecco. Lancia, il premedo è essere Lancia, come Fiat faceva degli altri modelli eh, interessanti che hanno fatto la fortuna appunto di questa grande azienda, Alfa Romeo, quindi io li divido sempre, eh, ogni marchio ha la sua storia, ogni marchio per me dovrebbe rimanere sempre con quella filosofia, probabilmente sarò anacronistico, certamente che con questa fusione eh, nella piattaforma attuali, eh, disponibili con, eh, con i Peugeot, con i PSA, eh, ci sono dei modelli prestazionali, anche loro non come una volta, perché una volta che loro erano dei modelli decisamente più, più cattivi, ecco, più adatti alle competizioni o più adatti al cliente sportivo. E certo che insomma, così, la cosa non viene al momento molto ricevuta, ecco, quindi non viene gradita, speriamo che invece poi magari col, col passare del tempo le cose possano cambiare, certo è che non sarà più una lancia, una lancia magari con una meccanica Peugeot, seppur prestazionale, eh, a me dispiace molto. Ecco. Bene, ehm, parlando prima delle, insomma, degli appassionati, dei cultori di questo marchio, dicevi non c'è eh, raduno che non richiami, che non chiami a raccolta tantissimi appassionati, e noi ne abbiamo seguiti uno di questi proprio in occasione dei 40 anni della Lancia Delta, c'erano molte Lancia Delta integrali, ma anche i modelli più insomma, tradizionali, quelli non corsaioli. Eh, guardiamo insieme quindi questo servizio che abbiamo eh, realizzato proprio al lingotto dove le, le lancia delta si sono eh, inerpicate sulla rampa elicoidale per poi approdare sul tetto del lingotto. Marco, presidente del Delta One Club, che emozione si prova a vederle schierate tutte qui sulla rampa dell'Ingotto? Beh ovviamente tantissima, purtroppo speravamo un tempo un po' più clemente ma come vedi sono partecipi comunque tutti i soci proprio perché è stata un'occasione più unica che rara poter salire qui per i 40 anni della Delta e tutti gli appassionati sanno che l'ultima vettura che è uscita da questo stabilimento nell'82. Tant'è vero che oggi, a parte gli integrali, perché noi ribadisco siamo un club di Lancia Delta Integrale, ma sono presenti anche delle prime serie, delle versioni 1.300, le X, che erano le berlinette del quotidiano, che hanno poi dato luce a quello che è diventato il mito della Lancia Delta Integrale e i successi che tutti conoscono nei rally. Quindi, sicuramente, una grande soddisfazione. Ed è anche una bella cornice, come possono vedere tutti, averle su questa mitica parabolica. Ideata, concepita dalla matita geniale di Giorgetto Giugiaro, portata al trionfo da Miki Biasion. Sono stati anni molto gloriosi e oggi come riportare in auge questo mito? Sicuramente, infatti, questa è l'ultima tappa di un percorso che quest'anno è stato fatto per rievocare i 40 anni della Lancia Delta. La combinazione è stata, è stata presentata proprio nel novembre del 1979 al Salone di Francoforte e poi è iniziata la produzione qui allo stabilimento del, del Lingotto fino all'82. È chiaro che per noi è un'emozione unica quello che hai detto tu l'abbiamo vissuto grazie a Ital Design e al fatto che ci troviamo a Torino perché 15 giorni fa c'è stato qui Mickey Biasion al Museo dell'Auto per rievocare proprio questo evento quindi oggi è la cornice che chiude per augurare il Natale a tutti i soci e, e vivere questa emozione del quarantesimo anno che si sta per chiudere. Eppure Andrea Sacco, la Delta inizialmente fu accolta con un successo tiepido. Secondo me, io chiaro che all'epoca l'ho vissuta da, da ragazzino, quindi a oggi, per quello che conosco la storia, so che la Delta. Era un prodotto che stava un po' tramontando per il panorama della lancia perché era diventata quasi obsoleta, il mercato non, non lo voleva più dopo qualche anno, poi per puro caso cambiando il regolamento dei, dei rally dall'eliminazione del gruppo B. La Lancia aveva in casa questa vettura e dal genio di alcuni meccanici e ingegneri dell'Abbart è nata la versione da corsa con i successi che tutti conosciamo. E anche se con grande rancore poi la lancia si è ritirata ma credo che uno dei motivi per cui è diventato un mito forse è anche quello perché a oggi ancora nessuno è riuscito a replicare i successi che ha avuto la Delta e i piloti con la Delta, tra cui Michi Biasion, che possiamo vantare all'epoca un binomio di marchio italiano. Pilota italiano e sponsor italiano, quindi c'era tutto per vantare quello che l'Italia sa fare nel mondo. Quindi. Ecco, l'hai ricordato tu: è stata la regina del Rally, eh, con tutti i trionfi che ha collezionato a Monte Carlo e tanti altri, eh, poi c'è stata una parabola discendente. Ognuno vorrebbe che le cose a cui piacciono continuassero a esserci per sempre, però è chiaro che all'epoca qualcuno aveva fatto delle scelte. E... E sono state queste. E oggi che cosa rappresenta il marchio Lancia? Ma guarda, il sogno sarebbe di rivedere una vettura di un marchio italiano, al di là che sia, che sia Lancia o comunque Fiat Alfa Romeo, vantare qualcosa anche nel mondo delle competizioni. Per fortuna possiamo vantare per sempre il mito della, della Ferrari, ma sono delle auto che non tutti possono ambire. Questa ha avuto il suo successo anche perché è stata la portata un po' di tutti all'epoca e oggi è diventato un pezzo da collezione di cui possiamo vantarne la storia. Poi quello che sarà, siamo nell'era dell'elettrico, quindi vedremo cosa succederà. Anche se sentire questi motori roboanti sicuramente provoca una sensazione, una soddisfazione diversa. Sicuramente sì, eh, però ci abitueremo anche al fascino dell'elettrico credo Ecco, i prossimi appuntamenti del tuo club quali sono gli altri appuntamenti da segnalare? Ma adesso ovviamente ci sarà una pausa ma riprenderà ben presto a fine gennaio, inizio febbraio con l'appuntamento di casa proprio qua di nuovo fra le mura del Lingotto con Automoto Retro che è la rassegna di casa dedicata alle automoto d'epoca e anche al racing e noi saremo presenti come ormai da diversi anni sull'area esterna con delle auto da corsa in esibizione e un raduno interno per celebrare fra l'altro il nostro quindicesimo anno di vita del club. Ecco, un club che tra gli eventi più importanti, quali si possono annoverare? Beh, fra la, sicuramente quelli di casa sono il legame che si è creato poi in questi ultimi anni tra la Cesana Sester che è una gara in salita che si svolge nel fascino delle, delle montagne olimpiche e del Sester che è un'altra icona del mondo Fiat e di Casagnelli e quindi la storia del marchio Fiat e, ha un connubio anche con il Sester e poi sicuramente la Susa Moncenisio che è una, una, una gara ormai secolare. Dove noi siamo presenti anche lì in parata e dove a Susa il club ha sede e poi una su tutte anche l'evento che facciamo a scopo benefico legato ai bambini della Regina Margherita a settembre, che si svolge alla pista della Barauda. Diciamo che questi qua sono i tre punti cardine del, del club, però poi nella stagione. Solitamente ci, ci associamo e collaboriamo e compartecipiamo a eventi messi in piedi da altre iniziative sempre inerenti al mondo della Delta e anche non, e uno in particolare il prossimo anno probabilmente sarà Amici miei, che è un, un raduno organizzato da Amici Biasiong, biennale, quindi quest'anno sarà di nuovo ora di, di fare questo raduno e probabilmente per il momento si vocifera che si rifarà a Bassano del Grappa, quindi a casa di Michi, sicuramente se andrà così saremo presenti per sostenere la cosa e l'amicizia con Michi e l'ammirazione che abbiamo per lui. Bene, Raffaele, allora anche tu partecipi a questi raduni. Che importanza hanno secondo te? Insomma, tenere viva la memoria ha sicuramente una valenza eh, che, che non è da sottovalutare. No, direi che dal punto di vista storico, quello che mi tocca più da vicino, eh, è assolutamente importante conservare non solo i modelli di. Lancia Delta integrale nelle, in tutte le sue versioni, dalla 4VD fino alla, alla Evo o del Tonaco appunto come viene chiamata, ma conservare anche le versioni da cui tutto è nato, quindi le prime versioni Lancia Delta 1300-1500, eh, magari una 1500 con cambio automatico sarebbe importante conservarla perché sono rari, io ne avevo usata una tantissimi anni fa, eh, per cui è opportuno per tramandare, sempre come avevamo detto anche le altre volte verso i giovani, conservare tutto quello che è il modello Lancia Delta dalle prime versioni alle ultime, secondo ognuno come può fare, con le proprie tasche col proprio budget a Ecco, attualmente quali sono i modelli più ricercati, quelli in, più esclusivi, appunto dal, dubbio, dal punto di vista dei collezionisti? Indubbiamente le versioni Delta integrale, quindi io quello che posso dire è che io conserverei una 4 vd dove tutto è cominciato, quindi la Delta, diciamo, quella stretta, quella usata a Monte Carlo alla prima uscita e una delle ultime, io conserverei quelle due lì. Poi, naturalmente, come dicevo prima, eh, cominciando anche ad avere magari in casa una Lancia Delta 1300 o 1500, anche magari, non so, una delle versioni già LX, come ce l'aveva. Appunto mio papà che l'abbiamo usata in casa tanti molti anni, è andato funzionato sempre bene, quindi è facile da reperire la ricambistica comunque di derivazione Fiat quindi non ha grosse problematiche. Quindi io conserverei li conserverei ascoltarsi la volontà, le, le conserverei tutte come Ecco, ma piacerebbe... qual è il modello che più ti, ti è rimasto nel cuore? Allora eh, io per conserverei la prima versione, la 4 vd come dicevo prima, la vettura eh, per andare in ufficio che può fare anche le corse, aveva già appunto il motore derivato dalla tema, quindi do da dove tutto eh, è nato, ecco io comincerei a conservare quella, che l'estetica se uno la guarda bene può sembrare una Lancia Delta normale, mentre sotto il cofano nasconde, nasconde il motore, quello che fa... Bene, noi ringraziamo diverti. tantissimo Raffaele Terlizzi per essere stato qui con noi, Massimo esperto del marchio no, no, massimo no, io Lancia, sono un lo, lo interpelliamo sempre, non solo noi, eh, quindi lo ritroverete sicuramente nei grazie. nostri schermi. Grazie, Bene, grazie. ci eh, congediamo qualche istante per una piccola interruzione pubblicitaria, ma mi raccomando rimanete con noi perché sono ancora tante le sorprese e come dire, i temi trattati nella puntata di oggi. Ebbene in questa seconda parte di Full Optional Tutto Gas parliamo di un altro argomento, come dicevamo tanti quelli che prendiamo in considerazione in questa puntata speciale in particolare parliamo di Fedita Imprese, un'associazione che riunisce varie eh, imprese a 360 gradi, e tra queste anche quelle che riguardano le auto d'epoca. E proprio su questo ci siamo soffermati con il segretario regionale di Fedital Imprese Piemonte Francesco D'Alessandro che ci ha parlato di vari temi eh, importanti, varie eh, diciamo, attenzioni che stanno portando avanti in questo settore, ma abbiamo parlato anche di auto eh, di come guidare l'auto di sicurezza e di guida sicura, perché è uno eh, dei capitoli diciamo su cui lavora tutti i giorni. Allora vi proponiamo questi consigli: anche da eh, mettere sicuramente da portare sempre all'attenzione quando si sta alla guida. Ecco, vediamo l'intervista che abbiamo realizzato nei nostri studi. Allora iniziamo eh, ad inquadrare innanzitutto la vostra associazione di categoria, capire di che cosa si occupa anche in generale, quindi abbracciando i vari settori eh, di cui eh, appunto vi siete interessati, come è nata e perché, quali le finalità e poi entreremo appunto nel nostro eh, argomento di oggi. Sì, Feditali Imprese Piemonte in realtà è un'associazione, è una sede regionale dell'Associazione Nazionale Feditali Imprese, è un'associazione datoriale, sindacale per e professionisti e svolge in quanto tale tutti i servizi, quindi in realtà ci occupiamo di legale, fiscale, assicurativo, formazione, tutto ciò che può riguardare anche l'attività del CAF e abbiamo anche il Tribunale Arbitrale Interno. FEITA, Imprese in realtà è attiva da oltre 10 anni in tutta Italia è nata a Catania da un armatore che si chiama Michalizzi e io ho in realtà ho avuto l'onore poi di guidarla in Piemonte dal 2015 dal 2015 noi l'abbiamo posizionata in Piemonte non solo come associazione datoriale quindi di servizio proprio alle imprese ma anche come associazione che può fare networking quindi crea soprattutto un marketing relazionale, referenziale tra gli associati fa sì che questi associati si conoscano tra loro e per far questo ehm, organizziamo ogni 15 giorni degli eventi assolutamente gratuiti per far conoscere queste aziende, sono eventi verticali che insomma realizziamo intorno alle 18.30 di sera, durano un paio d'ore, durante questi eventi arrivano degli specialisti a parlare di un argomento in particolare, per esempio la sicurezza sul lavoro, la fatturazione elettronica, piuttosto che il crowdfunding, le assicurazioni, il condominio, piuttosto che la responsabilità civile eccetera e, e successivamente c'è una pericena con in realtà networking, abbiamo anche organizzato speed date, la scorsa settimana siamo riduci anche da un mega evento di coaching fatto con tutti gli associati e con numeri possiamo darne qualcuno? Sì, in realtà abbiamo 300 iscritti in Piemonte, in Italia non mi ricordo più quanti sono gli iscritti. Comunque quelli rappresentabili sono oltre 28.000. Noi in Piemonte siamo organizzati in realtà per rappresentare le piccole piccole aziende. Quindi andiamo anche dal negozietto, il settore molto trasversale, fino alla grande azienda. Quindi anche aziende che in realtà fatturano 50 milioni di euro perché è importante anche che ci sia una pluralità di soggetti no? con cui questi imprenditori possono avere ehm, diciamo, rapporti, quindi anche dal punto di vista delle associazioni di categoria sono tante oggi, eh, probabilmente anche perché ciascuna risponde in modo eh, particolare alle esigenze eh, delle varie eh, categorie. E scopriremo magari se voi avete dei servizi particolari per cui vi ehm, scelgono maggiormente appunto le, le, i vostri associati ma noi ci siamo incontrati diciamo virtualmente per un argomento in particolare ehm, auto d'epoca eh, questo settore è sicuramente importante per il Piemonte perché in Piemonte eh, gli appassionati di auto d'epoca e eh, anche eh, tutto l'indotto e i lavoratori del settore di auto d'epoca è Rilevante. Assolutamente, assolutamente. c'è un indotto notevole, ci sono degli appassionati e intorno gira in realtà tutto il mondo del, delle forniture, il mondo delle partnership e crea, crea valore. Ecco, eh, perché ci siamo incontrati? Perché c'è stato un momento in cui il Piemonte non sapeva bene come adeguare la circolazione dei veicoli d'epoca alle istanze diciamo, eh, dell'ambiente. Eh, lo sappiamo, la pianura padana e il Piemonte, Torino in particolare, è una città che soffre molto della sua posizione, quindi è sempre alla ricerca di nuove eh, modalità per contenere le emissioni e gli inquinanti e per un certo periodo si era anche eh, guardato alle auto d'epoca come ad un elemento probabilmente di disturbo ecco, eh, da regolamentare. In qualche modo per eh, mantenere appunto eh, migliore la qualità dell'aria, farle entrare in città, non farle entrare come, quando e perché. Allora in quel momento ci siamo eh, così eh, conosciuti per eh, questa emergenza, poi è rientrata fortunatamente, eh, oggi come funziona? Le auto d'epoca eh, secondo lei sono regolamentate il giusto, si può fare di più, e questo settore è bistrattato? Come funziona? E parliamo anche del Piemonte in particolare. Sì, 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 Ma allora, eh, quando c'è stata quella situazione, purtroppo era una dimenticanza in realtà all'interno della normativa che poi ha messo la giunta regionale, ma è stata corretta subito dopo. Ovviamente insomma c'è stato un po' di ricamo da tutte le forze politiche, un po' da tutti gli interessati, perché ognuno si era anche particolarmente preoccupato. No? Eh, quello di sicuro, diciamo che quello è rientrato è stato sistemato. Quello che in qualche modo dà comunque ancora preoccupazione è un po'. Questa sorta di accanimento. No? Sembra che 4.000 auto, perché più o meno queste sono stimate almeno in città, eh, possano in qualche modo risolvere il problema dell'inquinamento se non le facciamo camminare. Quindi, a prescindere dal fatto che adesso è venuta fuori anche la ricerca universitaria per cui il, uh, addirittura il diesel sembra più inquinante o le auto elettriche comunque hanno degli svantaggi, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Insomma, è ancora un settore, quello automotive e soprattutto l'automotive nell'ambito della sostenibilità è ancora in realtà un qualcosa che è interessante. Di venire, sicuramente dal nostro punto di vista, non è quello che fa la differenza dal punto di vista dell'ambiente ehm, dell della sostenibilità perché comunque bisogna mettere in proporzione questo, questa sorta di inquinamento che non è tale. Insomma, non è che chi ha le macchine d'epoca la prende 52 domeniche all'anno. Insomma, si faranno quattro eventi in città, gli altri eventi sono fuori città perché uno la prende dal garage per uscirne fuori. Non è una roba in realtà che ti permette un inquinamento né i motori sono accesi 24 ore tutta la domenica. Insomma, per cui probabilmente si potrebbe fare molto di più perché altrimenti diventa poi uno di, di, di quei capri espiatori no, sui quali accanirsi per dire: Ok, ma, no, ma se risolviamo questo, oppure tassiamo di più, eccetera. Tassare di più, accanirsi, vuol dire semplicemente andare a ammazzare un settore. Quel settore è un settore importantissimo. Ricordiamo tra l'altro che Torino ospita eh, la fiera più importante che c'è, eh, mi sembra, in Europa. In realtà, non vorrei sbagliare, ma comunque. Se, se c'è qualche altra concorrenza, c'è cioè soltanto in Europa, in Europa, in Italia non c'è, che è Retro e automoto Racing che sono le più importanti in assoluto. Cioè, eh, una fiera così, insomma, cominciare a sostenere che le auto... Ma ha dato fastidio persino in alcuni momenti in cui le persone portavano le auto alla fiera. No? E ci sono state tante polemiche su questa cosa, però bisogna capire che questo è un settore enorme. Cioè, una fiera come quella fa 6.000 espositori e fa 60.000 visitatori. Cioè, è una roba che porta in città di tutto, di più, porta turismo, porta comunque i servizi, porta consumi, porta l'attività soprattutto di sviluppo nell'ambito degli hotel e della ristorazione, Insomma, quindi battere un settore simile vuol dire battere comunque una bella fetta di mercato rispetto ad un problema che è piccolissimo e che non risolve sicuramente quello della sostenibilità ambientale. Il Piemonte secondo lei quindi superato questo eh, disguido, chiamiamolo così è abbastanza vicino alle esigenze di questo settore si può fare di più? La legge ecco in particolare tutela questo settore oppure no? La legge non fa più di tanto, nel senso che la legge è quella che è, c'è cioè comunque la normativa e poi ci sono una serie di deroghe soprattutto quindi più che la legge in sé è sicuramente la normativa poi locale che in qualche modo cerca di aiutare, agevolare eccetera, come in tutti i casi a seconda un po' di le fazioni politiche che sono al governo, c'è più o meno attenzione a questa cosa eh, e d'altronde non è soltanto una questione di auto storiche perché l'evento eh, che si faceva comunque a Torino, al, al Valentino, anche quello l'abbiamo perso, ma non l'abbiamo perso e non sono auto d'epoca quelle. Quindi comunque come si vede probabilmente c'è un'attenzione spasmodica da parte di alcuni verso un settore che comunque, ripeto, rappresenta un momento importante di economia. In un contesto socio-economico e storico che di altra economia non, non ha che vivere insomma, in questo momento, cioè, ricordiamoci che siamo in una fase comunque di recessione, una fase in cui le, tante aziende stanno chiudendo e siamo in una situazione in cui queste aziende vanno aiutate. Se c'è un settore che funziona o almeno cerca di funzionare perché è guidato dalla passione delle persone, cerchiamo di non spegnerlo, cerchiamo almeno di sostenerlo. Questo non vuol dire incentivare qualunque cosa, non vuol dire dare contributi a pioggia, non vuol dire in realtà defiscalizzare ogni cosa, vuol dire non accanirsi.

Il pollo ecco, e assicurazioni attualmente come funzionano? Eh, cerchiamo di non accanirsi anche lì perché in realtà sulle assicurazioni anche, beh poi dipende, la situazione dipende un po' eh, molto dal non cambia rispetto alla normativa eh, diciamo delle auto normali, l'RC classica e l'RC, poi a seconda di chi possiede le auto e del tipo di attività che, per, per le quali vengono utilizzate, vengono utilizzati diversi tipi di assicurazioni, ci sono le giornaliere, ci sono le, mh, delle assicurazioni insomma, classiche come quelle di tutte le auto, ci sono i libri matricola per per le, per le aziende, quindi sulla situazione non c'è molto bollo. In realtà ancora c'è un po' di esenzione, quindi quello c'è, soprattutto il fatto di considerare le auto storiche. Ricordiamo che c'è stato anche lì, c'è stato un altro dibattimento perché alcune auto storiche lo diventano dopo 20 anni e non più dopo 10 come, come ecco, prima. Questo era stato un tentativo fatto proprio per disincentivare quella così, abitudine no, che c'era. Io tengo l'auto. Eh, che è vecchia però mi servo tutti i giorni di quest'auto per spostarmi per andare a lavoro per utilizzarla come auto principale ma ehm, la certifico come auto d'epoca in modo da pagare meno forse questa era un po' una ehm, usanza che, di cui si è abusato e quindi si è intervenuto in questo senso eh sì l'importante però è intervenire in maniera puntuale rispetto poi a delle abitudini che si possono creare quindi non è tanto perché io aspetto per l'auto che potrebbe anche essere semplicemente un investimento no? chi ha un'auto comunque fra dieci anni quest'auto è superata tecnologicamente ormai l'avanzamento tecnologico le serie stesse delle auto escono dopo sei mesi dopo un anno quindi un'auto in teoria è già superata dopo un anno o due e, sicuramente in realtà non bisogna accanirsi su questo settore perché comunque è un settore che porta ancora soldi e sicuramente insomma, andare comunque a disincentivare anche certe abitudini o certi comportamenti laddove questi non sono come dire, fuori legge non sono assolutamente insomma, dannosi per la collettività, però possono essere dannosi per gli individui. E ricordiamoci che laddove lo Stato e comunque le istituzioni si accaniscono su alcuni individui, si accaniscono su alcune attività, su alcuni centri, se si crea povertà questa povertà si riversa sullo Stato, perché poi se uno perde alcune cose in realtà poi deve andarle a richiedere allo Stato. No? Quindi Insomma, io alcune cose le preserverei nella visione statistica, nella visione proprio dello Stato statista di in realtà di medio lungo termine. Quindi una, un po' di tolleranza in più, diciamo, da questo toleranza punto di Tolleranza regolamentata. Regolamentata. Nel cioè, senso la tolleranza sta nella raccolta. Nella della legge, sempre esatto. nei, nei limiti della legge, ma un po' di tolleranza in più. Ecco, noi abbiamo avuto modo anche di testare questo settore, è mm -hmm. vero che negli anni proprio a causa di queste... E modifiche, diciamo, eh, tanti appassionati hanno dovuto rinunciare alle loro auto d'epoca, magari venderle, perché non riuscivano più a sostenere questa mole di veicoli anche dal punto di vista economico. Certo, ci sono comunque c'è tutto l'indotto, c'è le le carrozzerie, eh, c'è comunque in realtà l'autonoleggio che magari ne noleggia anche per, per matrimoni, per film. Ci sono tante attività che in qualche modo creano valore. Allora se già eh, lo Stato in qualche modo è accanito verso il contribuente con una serie di, eh, di, di attività, di tassazione, di regolamentazione eccetera, accanirsi anche su un settore che comunque funziona e funziona da solo perché è guidato dalla passione, beh insomma lasciamolo un po' andare avanti, lasciamolo creare ricchezza. Ecco, la sua passione, parliamo di una, ehm, credo che eh, possa interpretare anche in parte la sua passione, lei mi ha parlato di guida sicura supercar, sì. che cos'è? Una, una sua creazione, una, azienda, una sua creatura? Sì è una nostra azienda, è nata ormai sette anni fa, Guida Sicuro Supercar è una scuola piloti che si occupa di corsi di guida sicura, guida sportiva, facciamo anche guida militare, guida ambulanze, un paio di anni fa abbiamo vinto la gara d'appalto anche per i corsi di guida per gli autisti da GTT, e siamo molto affermati, abbiamo anche in realtà realizzato i corsi di guida per eh, i, i motociclisti della RAI che seguono il Giro d'Italia. E, e poi in realtà anche in quel caso l'attività principale è verso le aziende quindi un nostro in realtà, motore principale dell'economia sta nei team building per l'azienda l'organizzazione di attività, di eventi specifici per la guida sicura la guida sportiva all'azienda eh, viene, eh, all viene organizzata una giornata completa dove da, da, dalla colazione del mattino sino al pranzo e sino eventualmente alla cena a un intrattenimento serale passando per un corso che viene fatto in aula più esercizi specifici in pista. La teoria fatta in aula è una teoria completa che riguarda il motore, le sospensioni, la postura di guida, il sovrasterzo, sottosterzo, la frenata d'emergenza, la guida anche su in realtà, dei fondi non ben aderenti, guida su neve e ghiaccio. E poi il, gli esercizi in pista, come quello della, dello slalom tra i birilli, lo slalom lento, lo slalom dinamico per lo spostamento dei carichi, le trattorie curve. Abbiamo anche lo skid, lo skid in realtà. È un, un carrello che viene montato alle ruote posteriori dell'auto. E questo carrello in realtà è un po' come è, è guidare sempre in uh, sovrasterzo, no? quindi va corretto continuamente, un po' come guidare anche su, su neve e ghiaccio. E sotto quindi ci sono delle rotelle: sono, sono servizi. Alle imprese, ma anche al privato. Cioè, Assolutamente, un noi partiamo dai 18 anni. Può arrivare e chiedere di avere un magari di un corso di guida sicura. Ecco, per i giovani anche. Per i giovani noi partiamo in realtà dai 18 anni ai 70 anni, per i 18 anni in particolare abbiamo anche degli esercizi: abbiamo un tappeto. In realtà con degli occhiali che modificano la visione. Come se in realtà ehm, avessero bevuto superando il limite alcolemico, l'indice alcolemico, e noi facciamo vedere che montando questi occhiali la loro visione cambia e gli chiediamo di seguire un tracciato su un tappeto, quindi è proprio un tappeto ormai che mettiamo a terra di 4 metri, e loro in realtà si vede come partono da un arrivano dall'altro, poi lo tolgono e dicono. Mamma mia, questo in realtà è quello che ti succede quando superi il limite alcolemico. Quindi, non sono barzellette, non sono cose che vengono dette, ma sono dati di fatto, sono situazioni fattuali che in realtà vanno riprodotte in ambiente, in ambiente controllato. E poi facciamo tanti esercizi: la frenata d'emergenza con evitamento dell'ostacolo, appunto lo skid come ho detto prima, sino ai giri liberi. E poi al pomeriggio, dopo pranzo, le aziende in particolare invece fanno una gara di regolarità, quindi è una sorta di gara tra tutti i partecipanti. Alla fine c'è la premiazione con le targhe per i primi tre: dorata, argentata e bronzata, e poi le medaglie per tutti: servizi video foto. Abbiamo anche la camera carro in auto che permette di riprendere sia dentro che fuori, mentre si guida, di ascoltare il pilota, di riprendere di ascoltare anche il rombo del motore. Insomma, è un qualcosa che unisce l'emozione, la passione, comunque la vocazione verso i motori, a quella che è la sicurezza. No? Ecco perché noi parliamo di guida sicura come sicurezza sulle strade. E quanto è importante ribadire questi concetti di guida eh. sicura? Sicura oggi. Tantissimo tantissimo, tantissimo perché non si ha consapevolezza. Eh, noi veniamo ancora da un vecchio retaggio, ma faccio un esempio su, eh, su un esercizio che noi in realtà insegniamo che è quello della frenata. No? Sulla frenata noi diciamo sempre di, che la frenata, soprattutto se è d'emergenza, va fatta con eh, un pieno carico, quindi tutto il piede sul freno, sforzando al massimo possibile, parliamo anche di 70-80 kg di peso, di peso sul freno e questi, questi vanno fatti, vanno ripetuti questi esercizi, anche perché nel nostro modo di vedere rispetto a come invece eh, tanti, per tanti anni si è insegnato, eh, la frenata va fatta premendo al massimo il freno e poi rilasciandolo pian piano e non al contrario, di solito in realtà uno preme poco il freno e poi lo preme di più man mano che si avvicina all'ostacolo. Provare per credere si riducono in questo modo in realtà i tempi e gli spazi di frenata. E quanto è importante invece essere consapevoli del mezzo appunto, eh, che si guida? Oggi un mezzo sempre più tecnologico, un mezzo a cui ci si affida quasi ciecamente. Con ecco, le auto oggi sembrano ehm, dover guidare da sole. Siamo ovviamente lontani dall'auto a guida autonoma, anche se Torino è terreno di sperimentazione proprio in questo senso, ma ehm, probabilmente si sta diffondendo l'idea che l'auto ci tuteli già di suo. Ecco, non è così in realtà, bisogna essere sempre attenti e come si adeguano questo tipo di corsi a queste nuove tecnologie, a queste nuove auto? E allora il corso è fatto sia con auto senza tecnologie, quindi addirittura con alcune senza ABS, non c'è manco quello. Quindi parliamo proprio della tecnologia base minima ormai. E facciamo in modo che in realtà le persone possano rendersi conto di che cosa voglia dire avere piena, eh, come dire, piena, piena fiducia nel mezzo, piena fiducia in se stesso, e poi successivamente guidare con la tecnologia, la quale va comunque guidata, cioè va guidata anche la tecnologia, perché poi in alcuni casi può diventare invece disastrosa. Quindi, non ci si può ancora affidare completamente o ci si affida all'auto a comando completamente autonomo oppure se si guida per quel poco bisogna essere comunque attenti e bisogna essere abituati e in realtà come dire, formati a guidare quel tipo di auto prendendo ma per esempio insomma, ehm, cioè io guido una Maserati e una Levante che in realtà ha la correzione anche della carreggiata per cui se ti cava oppure la frenata improvvisa ecco in alcuni casi eh, queste frenate, queste, questi colpi che ti arrivano per stare in carreggiata vanno comunque, devono essere come dire, no, previsti eh, devi essere anche formato a questo tipo di attività perché se poi ti prende panico ricevi questo colpo, ti viene da dare una, una, un contro, una controsterzata e insomma finisci poi nei guai e quindi è importante soprattutto riuscire a governare sempre, a sapere quello che c'è, la nostra attenzione è verso la consapevolezza, devi essere consapevole di quello che stai guidando. È uguale un po' come guidare l'auto su neve e ghiaccio piuttosto che ci sono quelli che dicono ah, ma, no, ma anche le gomme, ma tanto non fa nulla, se mi beccano è per la multa, non per, non per la multa. In realtà il problema vero non è tanto la multa, non è nemmeno tanto il 15 ottobre o 15 aprile, il problema vero è che in realtà noi possiamo essere al 20 maggio ad avere una temperatura sotto i 5 gradi che in realtà richiede delle gomme invernali, no? per esempio non abbiamo il gommista sotto casa, non siamo un pit stop per cui ogni giorno stiamo a cambiare le gomme a seconda del, ehm, del, de, della temperatura ma in realtà dobbiamo essere consapevoli che stiamo guidando in quel momento un'auto che ha una, uno spazio di frenata maggiore, quindi se io ho uno spazio di frenata maggiore devo saperlo, devo regolare la mia guida, essere io più attento e soprattutto regolare la velocità Ecco, immagino che ci sia un po' un punto di vista, anche un approccio diverso tra il giovane che uh -huh. eh, impara a guidare oggi rispetto a eh, un adulto, un anziano che ha imparato a guidare in un tempo in cui, come diceva lei, la concezione del veicolo era diversa, ma anche la concezione stessa della sicurezza a bordo di un veicolo. Le cinture di sicurezza una volta non esistevano e ancora oggi purtroppo c'è qualcuno di quella generazione che ritiene che non siano così necessarie. Ecco, questo... voi notate queste differenze tra l'approccio dei giovani e l'approccio di In questo senso forse è un po' più difficile istruire gli adulti che i giovani? È molto più difficile, perché il giovane oggi è istruito già un po' dalle scuole elementari, sono cambiati i programmi, è cambiata l'attenzione dei professori, è cambiata l'attenzione della collettività. È difficile che oggi il giovane non indossi la cintura di sicurezza o vive in un contesto assolutamente disagiato, oppure è veramente difficile. È più facile che non Faccio un adulto, no? ma questo anche nei mezzi soccorsi, si è visto anche in alcune, eh, in alcune situazioni di mezzi soccorso dove la cintura di sicurezza viene ancora lacciata dietro la schiena in modo da in realtà non avere il campanellino no? che suona e eh, poter guidare comunque in autonomia. Purtroppo è un problema questo, è, un, è duplice il problema. Allora bisogna considerare che eh, è una legge della fisica, non è una legge nostra. Eh, in realtà un corpo in movimento che subisce un arresto improvviso prende un'accelerazione pari a 80 volte il suo peso. Questo è da renderci conto perché è il motivo anche per cui le hostess in, in aereo ci dicono che nella fase di decollo non bisogna avere nulla in mano, la borsa appoggiata sotto il sedile, uno dice ah, ma che rompiscatole, tanto è sul sedile a fianco che è pure è libero, che sarà mai no, devo metterla sotto. Ecco, se l'aereo è costretto ad una frenata improvvisa durante la fase in realtà di decollo, quella borsa subisce un'accelerazione di 80 kg, se quella borsa è leggera sono 2 kg, 2-3 kg, se sono 2 kg per 80 sono già 60 kg, quindi immagina cosa succede se uno viene colpito alla nuca. Che è andata da 160 kg. Questa stessa legge è valida in auto, quindi ecco perché l'importanza sia dell'uso della cintura insieme in contemporanea all'airbag, ma in realtà è la stessa cosa per i nostri organi interni: i nostri organi interni, quindi tutto dal fegato, il cuore, la milza, tutto, subiscono esattamente la stessa variazione. Quindi, solo che sono contenuti all'interno e il problema è che quello spostamento improvviso, così immediato, può provocare dei danni, delle emorragie, delle rotture che provocano poi delle emorragie ed è per questo per cui uno, anche coinvolto in un incidente, scende magari dall'auto e dice ah, no ma sto bene, sto bene, poi dopo magari mezz'ora, un'ora non, so, non è più così. E questo è importante perché bisogna tenere a freno tutto, l'uso della cintura ti permette di essere attaccato al sedile, non solo te di non fare questo, questo sbalzo, ma anche i tuoi organi interni. Bene, io la ringrazio perché ci ha fatto una panoramica Grazie. sicuramente di un argomento importante che magari approfondiremo in una puntata volentieri. proprio specifica. Torniamo però a Fedital Imprese Piemonte perché siamo in chiusura della nostra trasmissione. Allora raccontiamo ai nostri telespettatori, magari se ci sono iniziative che volete appunto divulgare e come raggiungervi, quali sono i vostri canali, sì. come conoscere le vostre attività. Allora, sito internet www.feditalimpresepiemonte.org, eh, lì sopra trovate un po' tutte quante le informazioni, vedete anche le foto del, degli eventi passati, vedete il um, l'organizzazione degli eventi, il calendario degli eventi futuri e abbiamo anche poi la nostra rivista che è Feditali Imprese appunto non Piemonte ma è quella, quella nazionale una rivista che viene diffusa sia in forma cartacea attraverso il distributore e quindi è possibile trovare tra l'altro dotata di un codice SBN per cui la si trova anche in libreria o comunque facilmente si può risalire ma anche in realtà in vendita digitalmente su tutti gli store da Kindle, Cobo, Team Reader IBS, Feltrinelli eccetera quindi su tutti questi canali potete in qualche modo trovarci e vi aspettiamo perché gli eventi sono assolutamente gratuiti e facciamo in modo appunto da creare relazioni e questo è il nostro valore aggiunto, cioè il fatto di creare relazioni e di dare visibilità anche grazie a, al fatto che noi stessi siamo editori anche della, della rivista. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata molto ricca, Daniela, con tanti contributi. Grazie a voi per averci seguito fin qui, vi diamo appuntamento come sempre la prossima puntata venerdì prossimo intorno alle 19.30 qui su Motori Tv. Grazie ancora e buona serata.